Arianna Nicosia, titolare di due B&B, figlia d'arte, il papà ha gestito per tantissimi anni uno dei migliori alberghi agrigentini. Ieri hai pubblicato su Facebook, Arianna, un post che altro non è un grido di dolore e a me mi ha molto colpito perché tra l'altro tu, a differenza di quello che hanno commentato taluni in questo post, non stai accusando nessuno, ma solamente stai chiedendo alla luce di alcuni disservizi, parlo del disservizio quantomeno, come ti hanno raccontato, riguardante tax, o il disservizio riguardante gli esercizi commerciali che nel mese di agosto sono chiusi, a differenza di tutte le altre località balneari o turistiche, come vogliamo dirle, tu chiedi che tutto venga programmato, perché viceversa si andrà a finire come è finita a te e a tutti i tuoi colleghi, che il 28 e il 29 agosto siete vuoti. Sì, allora, diciamo che innanzitutto non possiamo più glissare una domanda fondamentale alla quale dobbiamo rispondere, cioè Agrigento che cosa vuole essere? Dobbiamo decidere in questo senso se essere meta e città turistica o altrimenti se essere la città, una volta era del posto fisso, oggi una città che vive con la pensione dei parenti anziani. Quindi una volta deciso questo, pare che ci sia una spinta da parte di tutti in questa volontà di essere città turistica. Alla base di questo ci deve essere organizzazione, non possiamo lavorare così come stiamo facendo soprattutto quest'anno in maniera assolutamente approssimativa. Occorre che tutte le categorie che operano in città, sia sotto un punto di vista turistico ma anche di altro, comincino a guardare a questa città come una reale fonte di guadagno, ma reale fonte di guadagno non significa approfittarsi di chi viene a trovarci, ma presentare una città che valga la pena di essere visitata ancora, quindi non una città da incontrare una sola volta nella vita, ma una città in cui ritornare. E quindi tu chiedi la programmazione per un altro anno, in maniera tale che invece di essere, come dire, pieni tra virgolette in un periodo limitato, si sia pieni quantomeno. Allora, il discorso è un discorso un attimo più ampio. Sicuramente ci vuole un'impostazione progettuale. Questo significa che tutte le categorie devono, non mi piace usare la frase il tavolo di concertazione, ma comunque bisogna incontrarsi e bisogna avere il modo per confrontarsi e per esporre le proprie idee, per riuscire di organizzarsi in maniera univoca. E allora arriviamo al punto. Tu, da quello che ho capito, chiedi al sindaco, no, di farsi carico di programmare insieme a tutti gli altri attori la stagione turistica, in maniera tale che la stagione turistica duri quanto più possibile e che anche gli esercenti, ma anche i tassisti, facciano la loro parte. Tutti devono fare la loro parte, non è che se noi parliamo di negozi prescindiamo le farmacie piuttosto che gli alimentari, io sto parlando di tutta la città, non è una richiesta che faccio solo al sindaco, la faccio anche al sindaco, ma la faccio a tutti quelli che operano in questo settore. Abbiamo bisogno di programmare tutti insieme. Almeno tu dici per il mese di agosto. Ma assolutamente, se consideriamo, io direi da metà luglio a metà settembre, ma poi sono due mesi, non è che si stanno chiedendo degli sforzi incredibili per 12 mesi l'anno, qui si chiedono degli sforzi che poi comunque verranno ripagati per un periodo limitato di tempo, però il periodo più frequentato, in modo che l'immagine che poi il turista si porta dietro a casa e quindi diffonde, è quella di una città accogliente e viva. La domanda te la devo fare. Tu hai un rapporto personale col sindaco, perché hai fatto il post su Facebook?
Guarda, io con il sindaco ho parlato tante volte, gli voglio bene. Ieri è stato proprio un momento di sconforto, un momento di sconforto. Non potevo alle 11 di sera telefonare al sindaco e parlargli di questo. È stato un momento di sconforto perché ieri era il 29 di ottobre, il 29 di agosto, scusate, e dal giorno precedente io nella mia struttura ad Agrigento, cioè nella Valle dei Templi, non avevo nessuno. Io sono stata 2 giorni senza nessuno.